amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno. Io dico soltanto una cosa. Mi fermo perché dico soltanto una cosa. Ma quel giorno, quando accadrà nuovamente, può essere anche domenica prossima, ma quando diciamo la cosa magari sarà un pochino più continuo, ecco, perché è tutta una questione di cicli, è tutta una questione di momenti, è tutta una questione di annate. Quando riaccadrà nuovamente che la Juventus avrà qualche favore, cosa direte? Parlo di voi juventini, di voi personaggi che criticate il fatto che io parli in maniera benevola, che poi non è una questione di benevola, è semplicemente trascrivere la verità. Trascrivere la verità, leggere un libro. Cosa direte quando accadrà nuovamente quello che è accaduto anche in passato? Cosa direte? Questo Marotta League, questo sei troppo, no, tu qua ti sei venduto, sei filo juventerista, lo fai per le visual, lo fai per gli iscritti. Ma cosa devo fare per gli iscritti? Che io quando ero così come voi, perché l'essere juventino per voi è intermerda, faccia di cazzo, Inter suca, Inter bastardi, e di tutto. Ecco, quando io ero come voi così, mi ricordo, perché lo sono stato, io non è che io mi metto la testa sotto la sabbia, io lo sono stato, ma lì ero falso e lo riconosco che ero falso. E infatti, facendo quella politica, io sono arrivato anche a 50.000 iscritti, il canale cresceva, ma non ero io ero falso. Soprattutto ai primi tempi, quando ho iniziato, ma avevo capito il gioco, avevo capito che per fare iscritti bisognava criticare l'Inter. Lo ammetto, lì ero falso. Ora non posso più fare una cosa del genere perché non mi piace. Io ho un compito, tutelare la Juventus. Per tutelare la Juventus bisogna tutelare quello che si è vinto in passato. Quando Quadrato, e ribadisco Quadrato, non glielo dimentichiamo, Quadrato fa fallo su Perisic e poi l'arbitro invece dà il calcio di rigore, perché forse qualcuno se le è dimenticate queste cose, capite? Se le è dimenticate qualcosa, i favori che abbiamo avuto, ma non erano favori perché c'era Agnelli che pagava, era semplicemente perché gli arbitri magari erano scarsi, come lo sono scarsi ora, tutto lì. Quindi quel ladro che io subivo me lo sento scivolare addosso, come se lo sente scivolare addosso l'interista. Perché ribadisco, l'interista oggi ha capito che quegli scudetti alla Juventus li ha vinti in maniera pulita, come sta vincendo questo scudetto in maniera, secondo me, pulita. Non ci sono né A e né B. Poi ribadisco, voi potete sbraitare quanto volete, potete fare video, potete fare live quando volete, ma ribadisco, il calcio è ciclico. Ci sarà un periodo dove la Juventus riavrà nuovamente in favore e poi vi voglio vedere la Marotta League dove ve la mettete. Un abbraccio e comunque sempre masticcia incazzate fino alla fine. Allegri a 8.